saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Abbiamo qui per questa seconda diretta da Medjugorje, abbiamo qui la veggente Miriana, che molto gentilmente è venuta qui per questa diretta. Miriana è la prima volta che è in diretta a Radio Maria, quindi sarà emozionata lei, ma siamo emozionati un po' anche noi. Però faremo le cose con molta semplicità e poi soprattutto parlare delle cose della Madonna è sempre un grande piacere. Ecco Miriana, intanto vorrei dare subito a te la parola per fare un saluto agli ascoltatori di Radio Maria. Io vi voglio salutare tutti e provare adesso con Padre Livio avvicinarvi Medjugorje e avvicinarvi tutto quello che Madonna vuole da noi. Ecco, e spero che il Signore ci aiuterà in quello nostro lavoro. Sì, sì, certamente. Io prima di ho letto il rosario prima della trasmissione, perché come anche ieri, perché la Madonna ci aiuti a dire le cose per la sua gloria. Ecco Miriana, io finora noi ascoltatori di Maria abbiamo sempre sentito parlare del primo giorno delle apparizioni da Visco da Mari, che però non erano presenti nel quel primo momento in cui tu e Ivanka avete avuto il primo incontro con la Madonna. Allora sentiamo da te, che eri protagonista in quel momento, come è avvenuto questo primo incontro. Ecco, io provo un po' a spiegare come è successo questo primo giorno. Come era San Giovanni, un santo giorno, in paese non si lavorava niente, e Ivanka, che era venuta per le vacanze estive da Mostar, e io, che ero venuta da Sarajevo, abbiamo voluto stare un po' da sole, come due ragazzine di 14 e 15 anni. E abbiamo passeggiato sotto la collina, oggi conosciuta come Collina di Apparizioni, e abbiamo parlato di cose, di che cosa possono parlare due ragazzine di quella età. In un momento Ivanka mi ha detto... Scusa Miriana, se mi permetto, siccome è uscito in questi giorni una rivista che in Italia ha fatto molto rumore, no? Che raccontava una vecchia storiella, vecchia perché l'avevamo già sentito nominare, che tu e Ivanka eravate andate, eravate uscite fuori dal villaggio per andare a fumare, vero? Ma queste sono cose per ridere, ma io li prendo sempre con sorriso quando sento le cose così. Noi abbiamo soltanto parlato, perché io non vedevo ora di dirle tutto quello che è successo a me, lei non aveva, lei voleva dire a me tutto quello che è successo a lei, proprio come due ragazzine. E in un momento lei mi ha detto: io penso che Madonna sulla collina, solo così. Ma io vi devo prima provare a spiegare che io non ho sentito mai per Lourdes, per Fatima, per possibilità che Madonna viene sulla terra. Perché noi, come siamo cresciuti in comunismo e i genitori ci dicevano meno è possibile, nostra vita cristiana era di più in casa, perché solo una volta a settimana potevi andare a messa, a tutto altro si succedeva in casa. Allora i genitori, dalla paura, non dicevano di queste cose, dicevano solo quello che abbiamo dovuto sapere. Per quello, quando Ivanka ha detto: io penso che Madonna sulla collina, io non ho guardato, ho detto a lei: sì, Madonna non ha nient'altro da fare, è venuta a vedere cosa noi facciamo. E l'ho lasciata perché ero arrabbiata, perché mi hanno insegnato con il nome di Dio e la Madonna non si scherza, non si prende solo così in bocca. E quando ero vicino prime case, ho sentito dentro di me che io devo tornare indietro e devo vedere cosa succede con lei. E quando sono tornata ho visto Ivanka in uguale posto e lei mi ha detto: guardi adesso per favore. E ho visto signora in un vestito lungo, grigio, come tiene bambino in braccio. Tutto era strano, perché sulla collina nessuno non andava, non c'era come adesso quella stradina che i pellegrini hanno fatto con suoi piedi. Erano solo sassi, e soprattutto non si andava con bambino piccolo in braccio. E noi due abbiamo solo guardato, perché io dentro di me ho sentito tutte quelle emozioni che esistono insieme. E non potevo né muovermi né dire qualche cosa. In quel momento passava Ivan e lui... Scusa Miriana, tu guardando anche tu come Ivanka hai detto: è la Madonna? Ho sentito che è la Madonna. Hai sentito? Ma ho sentito tutte le emozioni insieme. Non sentivo paura, gioia. Non capivo o sono morta, ecco, sono morta, sono con la Madonna. Ma non lo so spiegare bene, ma tutto quello che esiste dentro di me, tutte quelle emozioni, io le ho sentite insieme. E io parlo dal secondo, passava Ivan
perché lui doveva passare a quella strada per venire a casa sua, mm-hmm. e lui portava mele in braccio, mm-hmm. e io sempre scherzo, dico, come tutti gli uomini coraggiosi, ho buttato tutto e scappato. E dopo... sono proprio coraggiosi gli uomini. Ecco, si vede come sono coraggiosi. E dopo è venuta Vizca, che mi adesso sempre prende in giro, anche in quei momenti, lei si fa sempre coraggiosa, molto, ma lei quando è visto si è tolto le scarpe in calza e scappata in paese per essere più veloce. Quindi, scusami Diana, sembra quasi che soprannaturale in un primo momento spaventi. Ma guarda padre, se succede adesso non mi spaventa, non dico adesso perché ho avuto apparizioni, ma adesso quando conosco un po', perché mm-hmm. noi eravamo bambini, per noi Madonna era in cielo e noi preghiamo. Certo. E quando ti insegnano così, e in un momento tu vedi la Madonna. Sì. E nessuno non ti ha detto che questo è possibile. Certo. Che tu puoi vedere la Madonna se è la volontà del Signore. Mm-hmm. E per questo era quello di non capire dentro di me. Mm-hmm. E quando Evitska è scappata, io ho detto a Ivanka, chissà cosa si succede, forse mm-hmm. è meglio che anche io e te scappiamo. Mm-hmm. E non ero neanche finito, già eravamo anche noi due in casa. Mm-hmm. E io ho detto a miei nonni e miei zii. Scusi Mariana, io sono molto quando voi guardavate la Madonna, lei guardava verso di voi? Sì, sì, solo che noi non abbiamo visto molto bene la faccia di lei, perché noi eravamo sulla strada, e lei era... la Madonna era sulla collina, ma ecco, guardava noi. Guardava voi, guardava benissimo. Noi. E quando sono venuta a casa da miei zii... Quindi voi siete venuti via lasciando là la Madonna? Sì, sì, siamo scappati, non andati. Io ho detto a mia nonna che io ho visto la Madonna, e mia nonna mi ha detto, ma prenda rosario e prega, lascia Madonna in paradiso dove è. Sì. E io non ho continuato a spiegarlo niente, io solo sentivo dentro di me desiderio che io devo stare da sola e pregare. Sì, sì. E sono andata in camera e tutta la notte ho pregato, perché sogno non ti veniva, pace avevo solo quando pregavo. Sì, sì. Allora tutta la notte dicevo rosari mm-hmm. e parlavo col Signore, chiedevo aiuto. Mm-hmm. E domani ho aiutato a miei zii come tutti i giorni, mm-hmm. e non ho visto, solo ho visto... Perché la tua famiglia era a Sarajevo. I miei genitori e mio fratello erano a Sarajevo. E qui c'erano i tuoi zii, tua nonna? Sì, miei zii e mia nonna. Sì, sì. Solo Jacob e Maria hanno detto, domani come siete fortunati, anche noi vogliamo vedere la Madonna. Ecco. Altri vigenti non ho visto, perché ho lavorato con zii, sì, sulle vignaie. E quando era tempo, quando ho visto Madonna giorno prima, io ho sentito dentro di me, ma io devo andare sulla collina. Ma sono le 5:30, così. Sì, sì. E io ho detto a miei zii, posso, perché io dentro di me sento che devo, certo, andare. Certo. E loro sono venuti con me perché sentivano responsabilità, cosa succede con me. Sì, sì. E quando ero sotto la collina già ho trovato metà di nostro polvere, sì, perché sì, con ognuno da noi è venuto qualcuno perché sentiva la responsabilità. Sì, sì. E questo secondo giorno, 25 giugno, noi siamo venuti per prima volta vicino alla Madonna, sì, e così sono cominciate le nostre apparizioni, sì, di tutti i giorni. Sì. Mariana, ecco, come ha reagito la tua famiglia, le vostre famiglie, come hanno reagito? Ti spiego, sempre che ti faccio questa domanda, perché noi vediamo per esempio che a Lourdes e a Fatima le famiglie dei veggenti hanno reagito molto, direi criticamente, perfino minacciosamente. La mamma di Lucia e di Fatima picchiava la bambina, mentre i vostri parenti pare che siano stati un po' più dolci con voi, o mi sbaglio? Guarda, io parlerò dalla mia famiglia. Dalla tua famiglia, sì. Che mia zia ha chiamato subito i miei genitori a Sarajevo, sì, e l'ha detto a mia mamma, guarda che Miriam, sai, è cominciato così, e mia mamma dice, prima ho preso la sedia perché ho pensato è successo qualche cosa male, che sì, non stai bene, sì, che cosa si è successo, dimmi, sì, ma lei dice che vede la Madonna. E mia mamma ha chiesto, ma è normale? E zia dice, ma sembra uguale come prima, non vedo che non è normale. Sì. E mia mamma ha detto, con lei si succede qualche cosa, perché con quelle cose non scherzerà, non dirà bugie. Mm-hmm. E mia mamma e papà sono venuti subito, erano vicino di me, l'unico desiderio di mio papà era che io torno a casa, mm-hmm, quando finisce. Mm-hmm. E sono stata veramente fortunata dal Signore avere genitori come li ho, sì, perché con tutti quei problemi che abbiamo avuto a Sarajevo con poliziotti, e anche a loro hanno detto che perdono lavoro, casa, mia mamma e papà mi hanno detto tu dici la verità e non ti preoccupare, Signore ci provvede. Certo. E li ho avuto vicini sempre, e sempre mi hanno aiutato, allora ho, sì, potuto io solo pensare a Madonna. Sì. E senti Miriam, un'altra cosa,
Tu prima di vedere di questa esperienza, qual era il tuo rapporto con la religione? Eri una ragazza molto religiosa, pregavi molto, oppure era una ragazza normale? Ero normale. Io quando dico normale, che sono, Jacopo sempre dice chi ti ha detto che sei normale. Jacopo è tuo cugino. Sì. Ma ero ragazza con normale fede. In nostre case a sera si diceva rosario, sì, e sette padri nostri, sì, e si faceva digiuno a venerdì, a domenica si andava a Santa Messa, sì, si rispettava tanto domenica. Però non si parlava, non si parlava di apparizioni, non si parlava, no, anche ecco, dalla paura, perché i genitori pensavano che io come bambina comincio a dire in scuola, lo sai, certo, che c'è, sì, sì, dopo non è che fanno con me, chiamano genitori, sì, sì, certo, per chiedere come, perché Sarajevo, certo, era una città dove erano fedi tanti, sì, sì, comunisti, musulmani, certo, ortodossi, certo, allora doveva essere silenzio dalla fede, sì, sì, tu fai tuo, ma non, a Natale devi andare a scuola, sì, sì, così, sì, era in Sarajevo, noi, certo, per Natale siamo andati a scuola, sì, sì, anche giorno di Natale, giorni, tu, anche giorno proprio di Natale, siccome a Cuba, sì, sì, ero obbligata ad andare a scuola, sì, sì. Ecco, ma tu sei rimasta comunque qui qualche settimana, no? Tutta l'estate. Tutta l'estate. Tutta l'estate. Senti Miranti, voglio fare una domanda che non ho mai fatto nessuno, però se voi sto facendo uno studio comparato delle varie apparizioni, un'altra particolarità di Međugorje è che mentre appunto a Lourdes Fatima proprio la parrocchia non ha risposto, cioè la gente non credeva, più, era più dalle altre parti, qui invece è proprio la gente del villaggio che ha creduto alle apparizioni, almeno in grande maggioranza, o mi sbaglio? Anche io ho pensato tanto di questo e come prima io sono molto grata ai nostri parrocchiani, perché sì, senza di loro non lo so come sarà, perché forse Madonna qui è fatto capire a gente nostri, a parrocchiani, che lei è veramente qui, perché noi abbiamo avuto bisogno, perché da noi era comunismo, certo, e i poliziotti hanno vietato subito andare sulla collina, sì, e noi ogni giorno abbiamo avuto apparizioni in diversi posti, sì, e in questo tutto ci aiutavano i nostri parrocchiani, certo, e erano proprio pronti a fare tutto per noi, per la, sì, Madonna, perché loro pensavano che fanno per la Madonna, sì, sì, cioè anche le apparizioni, perché la polizia poi aveva precedeva i posti sulla montagna, voi, sì, dovevate andare in altri posti, sì, avete bisogno della protezione del villaggio, eh sì, per nasconderci e tutto, sì, perché non era tanto facile, è stato dunque ci sono stati circa circa 5-6 anni di apparizione durante il tempo del comunismo, sì, avete, quindi è stato un tempo di prova questo per voi, prova nel senso che avete avuto delle difficoltà a scuola. Ma guarda padre, non è solo prova questi 5-6 anni, sì, lì è prova stata 40 anni, ma gente non hanno dato mai Dio e la Madonna. Cioè anche prima c'era, sì, anche prima qui, sì, in tutte le case prima di apparizioni si diceva rosario, sì, si faceva digiuno venerdì, Dio era in primo posto, certo, perché in comunismo agenti qui hanno dovuto scegliere o Signore e la Madonna, sì, o bel lavoro e, sì, tutto, ma qui tutti hanno scelto Signore e la Madonna, erano pronti a morire per Signore, quindi c'era già una preparazione, già una fede fortissima, allora, sì, qui noi non abbiamo avuto bisogno di apparizioni per cambiare e credere, sì, qui già tutti credevano, sì, forte fede era, certo. Dunque Viviana, quando tu lasci Biakovice, sei l'unica che è nata a Sarajevo, tutti gli altri sono nati a Biakovice, quando tu lasci Biakovice per andare a Sarajevo, come hai vissuto il tuo incontro con la Madonna là a Sarajevo? Molto difficile, sì, primo, perché io ho pensato come prima, se vado a Sarajevo non vedo la Madonna, ah, e io ho pensato che Madonna è solo qui, allora, sì, io non posso andare perché non la vedrò, e io ho detto così ai miei genitori, sì, che io non vado, e loro veramente, pronto? Pronto? Ecco, loro erano dispiaciuti, sì, e sono andati a parlare con padre Tomislav Vlašić, sì, e padre Tomislav aveva detto a mio papà, non ti preoccupare, stasera lei ti dirà che andrà, sì, ma io non ho parlato con lui, sì, 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 è la Madonna che non mi ha detto vai, ma, sì, mi ha fatto capire dentro di me che devo andare, sì, e io sono andata con pace, sì, e proprio ha avuto apparizioni in uguale orario, quando anche loro tutto uguale, sì, sì, sì. Ecco, e poi il fatto appunto particolare per te è che tu sei stata la prima che ha avuto i 10 segreti e ha concluso, per così dire, il ciclo dell'apparizione quotidiana fin dal... Natale 82. Natale 82. Ecco, come hai vissuto questo...
Come hai vissuto questo nuovo capitolo della tua vita? Cioè, la Madonna ti ha detto d'ora in poi anche tu farai il cammino della fede. Cosa ti, come è venuto questo congedo delle apparizioni quotidiane? Madonna mi ha detto per Natale 82 che io non avrò più apparizioni tutti i giorni. Lei ha detto una volta in anno, ogni 18 marzo finché quando sono viva, e mi ha detto anche che saranno qualche apparizioni straordinarie. Io quando ero con lei, quando mi ha detto tutto questo, non pensavo tanto, perché lo sai, quando vedi la Madonna, sì, solo dopo io rifletto sempre al messaggio con preghiera, certo, e tutto, certo, sì. E dopo quando lei è andata ho pregato, ho pensato ma questo non è possibile, ma lei, come lei pensa che io vivo dopo, sì, come sì, io posso vivere di non vederla, io, per me è una cosa impossibile, sì, sì. E io forse per difendere me stessa ho detto ma no, quello non può essere, sì, sì. E domani, dopodomani, una decina di giorni in quello tempo io mi ginocchiavo, pregavo, anche adesso mi fa dolore parlare di quella, sì, sì, perché era un dolore che io non posso spiegare. Un dolore di non poter vedere la Madonna tutti i giorni. Sì, 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 sì. E pianto, e dopo pregavo, sempre pregavo, e sì, con quella preghiera Dio mi ha fatto capire che questa è la volontà sua, sì, che lui ha scelto noi sei e ognuno da noi deve fare il suo compito. Sì, sì. Allora con me Dio vuole che il compito va così. Sì. E allora io devo accettare quello, sì, devo accettare volontà del Signore. Sì. Ma ci è voluto tanto, sì, tempo, anche adesso non è che posso parlare di quello solo così, mi fa male. Mi fa male. Senti, mia scusa, sono, vorrei farti emozionare più di tanto, ma... però anche adesso, anche nei libri più recenti che riportano le fotografie delle tue recentissime apparizioni, no, si vede che ha le lacrime agli occhi. Cioè, anche adesso, quando vedi la Madonna una volta all'anno, dopo l'apparizione ti commuovi molto, ti viene da piangere. Ma... esempio adesso dall'87 come io prego per la Madonna ogni due del mese per non, sì, credenti, mi dispiace tanto per Pellegrini, perché tutti quelli che vogliono possono stare con me e pregare, sì, sì, ma mi dispiace quando loro vedono a me piangere, perché, sì, si spaventano, sì, sì, ma io dopo apparizione non ho forza, io solo vado a camera per stare 2 o 3 ore per riprendermi, sì, con preghiera, perché solo preghiera mi aiuta, sì, di capire che Madonna deve andare, io devo rimanere, sì, perché io ho 2 figli e come, sì, tutte le mamme normali io do, sì, la mia vita per loro, certo, ma quando sono con la Madonna neanche loro non esistono, sì, sì, e, sì, potete pensare quanto è grande dolore vedere Madonna dopo 5-7 minuti non la vedere, sì, sì, e solo quella preghiera mi aiuta a capire, certo, quello, sì. Io non posso spiegare allora gente subito dopo apparizione perché ho pianto, sì, che, certo, non è niente detto alla Madonna, che, sì, ma io sono molto emozionata, sì, mi emoziono molto, sì. Quando vedo la Madonna, quando vedo quello amore che lei ha per, sì, tutti noi, quando, sì, lei, vedo cosa lei fa per noi, sì, non posso rimanere, sono carattere così, certo, certo, e mi arrivano le lacrime, e cosa posso fare? Io dico sempre che dentro di me sei, non dico adesso stupida, ma tante, no, cose, no, 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 ma sai, parlo con se stessa, ma non fare quello, non piangere, spaventi, devi essere tranquilla, ma questo è qualcosa, sì, che è più forte di me. Sì, ma per noi è un segno dell'autenticità dell'apparizione. Sì, ma mi dispiace per quelli che, poverini, che si spaventano, sì, e, sì, devono aspettare finché io, quando finisco con la preghiera, che li, sì, spiego che non è niente grave, sì, che, sì, io, sì, solo così. Sì, sì. Ma difatti anche a me è capitato una volta di assistere all'apparizione di Ivanka, e alla fine dell'apparizione lei è venuta via che con le lacrime agli occhi, in un modo che io... sulla porta, lei è uscita, mi sono spaventato. Ecco, vedi. Mi sono spaventato, ho detto, difatti tutti diciamo chissà cosa accadrà nel futuro. Ecco. E poi il giorno dopo Ivanka mi ha spiegato che era dispiaciuta perché non vede più la Madonna per un altro anno. Ecco, ecco, questo è, no, a me è tutto insieme, che è finito, perché è finito, lei va via, perché è una bellezza. Io penso stare con la Madonna e penso che è così stare in paradiso, come, sì, sì, come quando io sto a Madonna, io, sì, penso che quei sentimenti si sentano in paradiso. Sì. Allora quando tu vedi che lei è andata e tu devi continuare questa vita, sì, sì, è molto doloroso, sì, molto. Non si riesce a descrivere la Madonna. Si può dire, esempio, è una, ce l'ha vestito grigio con velo bianco, capelli neri, lunghi, occhi azzurri,
è bellissima, ma non vi ho detto niente, perché quella bellezza che arriva da dentro, che si vede sul viso della Madonna, per questo ogni parola nostra è povera. Io ricordo quando Jacopo aveva solo 10 anni e una volta noi abbiamo chiesto alla Madonna: com'è possibile che sei così bella? E lei aveva un sorriso bellissimo e ha detto: perché amo. E dice: figli miei, se voi volete essere belli, amate. E quando Madonna è andata, dopo quell'apparizione, Jacopo ha detto, come aveva solo 10 anni, io penso che lei non dice la verità. E noi, come puoi dire che Madonna non dice la verità? Ma guarda noi vigenti, qualcuno da noi possono amare tutta la vita, ma mai saranno belli come dice la Madonna. Lui non aveva capito da che bellezza Madonna parlava, che cosa è importante. Spirituale. Certo. Quello che si trasmette dentro, che arriva da dentro, che si trasmette sul viso. È una bellezza divina proprio. Ecco, quello che non va via con anni, che rimane per sempre. E dopo, come ti guarda la Madonna? Come mamma che guarda i suoi figli, così mi guarda. Sì, non giudica negli occhi. La Madonna non giudica mai e lei ci insegna anche di non giudicare mai. E se voi non vi sentite proprio a posto, ve lo fa capire? Ecco, vedi, Madonna non mi deve dire mai che tu puoi chiedermi quello, non puoi chiedermi quello o quello non hai fatto. Quello tu senti dentro di te, tutto. E io posso vedere Madonna 100 anni, ma sempre io lo so che lei è la Madonna, è madre di nostro Signore, e io sono una che cammina sulla quella terra, allora una peccatrice. Io quello sempre lo so, sempre. Lei non deve mai dirmi, io sento quello dentro di me. Tu senti, e ce l'ho sempre un grande, grandissimo rispetto, perché tanto chi mi chiedono, pellegrini, mi dicono: vedi la Madonna con così tanti anni, allora c'è un rapporto molto... No, è sempre... Lei è la Madonna, è la mamma di nostro Signore, io sono una donna dalla terra. E sempre quello lo sai dentro di te. Lo sai, Ma nel medesimo tempo non ti guarda dall'alto in basso, come si dice in italiano, non ti guarda con disprezzo. No, Madonna guarda con tanto amore in suoi occhi, come una mamma che guarda i suoi figli. Sì, mi ha molto colpito una frase di Bernadette, che ha avuto la medesima esperienza, dice: guarda come una persona guarda un'altra persona. Cioè... non dall'alto in basso, ma come una persona guarda te, che sei una persona e ti rispetta. Sì, ma io forse Bernadetta è sentito così, perché noi tutti siamo diversi. Io di più sento come una mamma. Una mamma. Una mamma, perché una mamma che vuole così tanto i suoi figli, che è pronta a fare tutto, così io sento dentro di me, guardando la Madonna e guardando occhi di lei che sono pieni dell'amore, come per i suoi figli. Sì, credo che questo sia il carisma di Medjugorje, cioè la Madonna che si manifesta soprattutto come madre. Come mamma, sì. Difatti tutti i messaggi cominciano con cari figli. Sì, è vero. Sì, allora... credo e questa che... è bellezza per me, questo è bellissimo. È bellissimo, che lei ci dice cari figli. Cari figli. Allora ci accetta come siamo. Sì, è molto in sintonia anche con la Chiesa, perché la Chiesa, al termine del Concilio Vaticano II, ha proclamato la Madonna madre della Chiesa. Sì. Allora qui è come se volesse manifestare veramente che come la madre della Chiesa. Ma quella Chiesa viva, non quella fatta da muri. La pietra viva, sì. E che siamo tutti noi. Ecco, dunque, adesso percorrendo la tua storia, Miriana, dopo il 1982, come è stato il tuo rapporto con la Madonna? Ho avuto apparizioni solo una volta in anno, ogni 18 marzo. E per tutta la vita le avrai queste? Sì, per tutta la vita. E che risulta, scusa, se faccio una domanda e forse non ti riguarda più da vicino, ma anche per esempio Jacob, l'avrà a Natale per tutta la vita? O... Sì, per tutta la vita, anche per anniversario avrà in tutta la vita. Per tutta la vita, quindi per tutta la vita continueranno le apparizioni? Sì. È una cosa lunga. Speriamo, chissà, può finire anche domani. Non sappiamo che Dio progetta con noi. Sicuramente grandi progetti, progetti di amore, di pace per tutto il mondo, attraverso di voi per tutto il mondo. Ecco, quando è che è incominciato questo nuovo incontro il 2 del mese? Descrivono un po' bene. Questo che io ce l'ho, questa apparizione ogni 2 del mese, io lo chiamo
preghiera per non credenti, solo che Madonna non dice mai non credenti. Mm-hmm. Lei sempre dice, come ho detto, come lei è la mamma, sì. Lei dice questi che non hanno ancora conosciuto amore del Signore, sì, sì. Lei li chiama così, non sì. non credenti, sì. E questa per me è una cosa molto importante, sì. E io sono contenta che ce l'ho la possibilità di dire così a tanti ascoltatori, sì. Quello, perché se tutti cominciano a fare quello che Madonna vuole per non credenti, noi puliamo le lacrime che lei ha sul suo viso, sì, sì. Perché lei vuole che noi, come prima, sentiamo amore per loro, sì. Che li sentiamo come nostri fratelli e sorelle che non erano fortunati come noi, sì. Per conoscere l'amore del Signore, e quando sentiamo così, pregare per loro, sì. E non li giudicare mai, non sforzare, non predicare, sì. Semplicemente amarli, pregare per loro e dare il nostro esempio, certo. Perché Madonna non sarà contenta finché quando ognuno di noi non sarà in bouquet di fiori che lei vuole dare al suo figlio. Sì, sì. Sì, caspita, molto bello. Ma come avviene questo incontro del 2 del mese? Cioè una vera apparizione? Da quando incominciate? Da 2 agosto 87. 2 agosto, il 2 agosto è un giorno un po' particolare. Sì, 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 da 2 agosto 87 che io ho questa apparizione. Sì, no, vabbè, diciamo che è una data particolare. Dunque, 2 agosto 87, ma come si... è un'apparizione vera oppure è un qualcosa di diverso? Ma è uguale come tutte le altre apparizioni, solo che Madonna qualche volta dà messaggio, qualche volta no, qualche volta è solo la preghiera, ma uguale mi preparo come per altre apparizioni. Scusa se sono un po' particolare, se sono un po', diciamo così, vado nei particolari. In questa apparizione del 2 del mese tu vai in estasi come con le altre apparizioni? Uguale come a 18 marzo. Il fenomeno come il 18 marzo, sì. Cioè tu pari ma non si sente la voce. Sì, tutto uguale. Sì, perché l'apparizione in se stessa è già un segno, perché il veggente va in estasi, non si sente più la voce, sono segni esteriori molto concreti. Ma io sono uguale, meno come ho visto sulle quelle, come si dice... le testimonianze che ti danno. Sì, ma anche da quello che filmano, sì, le riprese. Come ho visto io sono uguale a 18 marzo, anche a ogni 2 del mese. Sì, c'è un'apparizione vera. Sì, sì. Un'apparizione vera. Sì. Ecco, allora tu in pratica hai un'apparizione mensile adesso, ogni mese. Sì, è solo che una grande differenza è che io lo so che queste apparizioni ogni 18 marzo saranno in tutta la mia vita, sì. A queste ogni 2 del mese non lo so, possono smettere anche mese prossimo, perché Madonna non mi ha detto niente finché quando li avrò. Quindi il 18 marzo è il giorno della tua nascita, è una scelta casuale o... Ma questo, sai, qualche volta non è bello, ma mi fa arrabbiare che gente pensano che Madonna viene ogni 18 marzo perché è mio compleanno. Ah. Ma quello è per ridere. Appunto, perché sì, ma perché Madonna, io le dico quando mi dicono, ecco, ti è venuta la Madonna per tua apparizione, per tuo compleanno, mm-hmm. Ma non mi ha detto mai buon compleanno. Mi viene, non mi dice Madonna è scelto 18 marzo, è scelto ogni 2 del mese, e dopo vedano perché proprio quelle date. Sì. Dopo quando si cominciano a risolvere cose si vede anche perché quelle date è Madonna dato, sì. Ma sicuro non perché è mio compleanno, perché non è detto mai qualche cosa del mio compleanno, sì. Per Madonna, io voglio ripetere sempre a tutti i pellegrini, per Madonna io sono uguale come tutti gli altri, per Madonna non esistono figli privilegiati, una mamma vuole tutti i suoi figli con uguale amore. Madonna ha scelto me, che tramite me dice messaggi, ma ha scelto ognuno da voi, perché che cosa faccio io con messaggi che lei non invita voi per essere apostoli di lei, sì, sì. Per allargare quei messaggi, certo. Che il Signore vuole da noi, sì, quelle sì. Cose. Allora siamo tutti uguali importanti, uguali scelti, uguali privilegiati. Sì, sì. E se qualcuno è privilegiato per la Madonna, sono sacerdoti. Sì, sì. Perché in ultimi tempi lei mi tanto parla proprio del sacerdoti, mm-hmm. E come io sono stata tante volte in Italia, mm. E ho visto una grande differenza da qui e in Italia, come si fa esempio con sacerdoti, mm-hmm. Da noi quando un sacerdote entra in casa noi tutti ci alziamo, nessuno non si mette seduto, mm-hmm. Nessuno non comincia a parlare prima che padre non prende la sedia e prima che padre comincia a parlare, perché noi sappiamo che tramite sacerdote Signore Gesù entra in nostra casa, mm-hmm. E Madonna sempre dice sacerdoti non hanno bisogno del vostro giudizio, delle vostre critiche, hanno bisogno del vostro amore e le vostre preghiere, perché Dio ci giudica tutti, a noi
giudicherà come era il nostro comportamento con sacerdoti, a sacerdoti come erano loro hanno fatto come sacerdoti. Certo. Madonna sempre dice: se noi perdiamo rispetto per sacerdoti, noi perdiamo rispetto anche per la Chiesa e dopo anche per il Signore. Certo. Se pensiamo che il nostro sacerdote non fa come deve fare, non perdere tempo e parlare in giro del quello, prega per lui, preghi che il Signore lo aiuta di capire. Allora se qualcuno è privilegiato, sono sacerdoti, perché la Madonna sempre dice loro presentano mio figlio, e anche per benedizione lei dice durante apparizione io vi do un benedizione materno, ma quello più importante benedizione che potete ricevere sulla terra è quello che vi danno sacerdoti, perché tramite loro mio figlio vi benedice. Allora se qualcuno è privilegiato, sono solo sacerdoti, i suoi figli prediletti. Miriana, senti un po', però una volta mi pare che la Madonna abbia chiamato te sua serva in un messaggio. Ma noi siamo tutti servi del Signore e della Madonna. Però quella volta lì che ho letto quel messaggio lì sono rimasto colpito. Ah, io ero questa contenta. Ha detto questa mia serva. A me è piaciuto tantissimo questo. Allora ero così. Tu dovevi sapere i tuoi sentimenti. Io ero così orgogliosa che Madonna mi chiama così. Allora io posso servire la Madonna. Certo. Posso servire. Allora io ho pensato solo, non lo so se Madonna ha pensato così, ma io quando ho pregato ho pensato dentro di me, vedi, allora Madonna pensa che io posso servirla. Sì, io posso fare tutto quello che lei vuole da me. Sì, ero orgogliosissima. Certo. No, infatti è una cosa che mi ha molto colpito, molto. Ecco, e questa preghiera delle due mesi, pregate insieme con la Madonna, cosa dite? È sempre la Madonna che prega. Sì. Madonna è quella, come dico, come posso dire, che guida la preghiera. Sì. Sono le preghiere che sono rivolte sempre a Gesù. Sì. Ah, sono preghiere spontanee che fa lei? Che fa la Madonna. Sono preghiere spontanee che fa la Madonna a Gesù e tu le ripeti. Ah, io ripeto. Perché, perché come penso io, come durante preghiera, come posso capire quando sola prego, che forse, ma non dico che io ho ragione, perché Madonna quando dà messaggio lei non spiega a noi vigenti il messaggio. Sì, sì. Anche noi dobbiamo pregare per essere capaci di capirlo. Certo. E io lo capisco in un modo, lei in un altro. Sì. Ma io penso che Madonna con questo vuole fare vedere, dare un esempio a tutti quanto è importante adesso pregare per nostri fratelli che non hanno ancora conosciuto l'amore del Signore. Sì, sì. Perché se non ci sono non credenti, non ci sono guerre, separazioni, suicidi, droghe, aborti. Sì. E se noi preghiamo per loro, noi preghiamo per noi e per il nostro futuro. Certo. Perché chi da noi può dire io sono credente? Sì, 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 credente fino in fondo, certo. Fino in fondo, dico. Sì, sì, sì. Sì, caspita. Però appunto questa è una novità, perché mentre per esempio a Lourdes da Fatima la Madonna chiedeva la preghiera per i poveri peccatori, questa espressione per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio sembra che riguardi un po' la nostra generazione, dove molti non hanno la fede, hanno perso la fede o non l'hanno mai avuta. Anche io quando prego come lei, padre, anche io provo a capire perché Madonna dice quello, sì, perché, sì. Ma quello sono solo miei da lei come noi pensiamo. Certo. Ma ognuno da noi deve pregare e tramite preghiera capirà che cosa Dio vuole proprio da questa persona. Sì. Ecco, una cosa mi ha colpito, tu hai detto una cosa molto bella riguardo i sacerdoti, no? Ecco, ho notato, sto facendo delle riflessioni, che la Madonna non parla mai male della Chiesa qui a Međugorje. No, mai. Ma è sempre bene, sempre come ho detto, ci insegna che i sacerdoti presentano Gesù. Sì. Che veramente noi dobbiamo solo rispettarli dall'amore e pregare per loro. E invita a pregare per il Papa, per tutti i sacerdoti, per il nostro Santo Padre, per i nostri vescovi, perché loro presentano Gesù, presentano la nostra Chiesa. Sì, ho notato questo, che nelle apparizioni, diciamo così, canoniche o comunque come Lourdes, Fatima, la Salette, i Međugorje, la Madonna non dice mai una parola di critica alla Chiesa. No. Mentre in altri messaggi da altre parti vedo che c'è sempre tanta critica alla Chiesa. Invece a Međugorje non c'è mai questo. No, io non vedo. C'è un grande rispetto. Sì, ma anche io come conosco Madonna, come posso dire,
conosco sì. la Madonna, usare sì. quella parola, ma sì. lei non è criticato mai qualcuno. Sì. Lei sempre con amore, sì. con amore ci aiuta a capire, sì. con amore ci cambia, sì, sì. Con preghiera e amore, e così questo chiede anche da noi, certo. preghiera e amore per i sì. nostri fratelli. Sì. Ecco, Miriana, prima di passare adesso ai capitoli importanti che riguardano anche il futuro, che dove tu forse hai una parola più di tutti gli altri da dire, vorrei sentire da te, perché l'ho sentito tante volte anche da Visca, ma un'esperienza che hai fatto tu, che riguarda appunto quell'apparizione che hai avuto del demonio. Ah, io veramente non parlo mai di quello, perché soprattutto anche tu fai come Iaco. No, no, soprattutto quando si parla della Madonna. Dunque, diceva appunto Emiliano, quando si parla di Satana cade subito da lì. Anche la Madonna non vuole che parliamo, dalla Satana. Però racconta con l'esperienza, non ti sembra... No, veramente no, perché io racconto solo esperienze con la Madonna. Sì, senti un po', Emiliana, però e mi pare giusto che tu però che ci racconti se negli anni che nei primi anni quando avevi l'apparizione tutti i giorni, se anche tu hai avuto la visione del paradiso, dell'inferno, del purgatorio. Sì, ma non come Vizca e Jacob. Sì, come l'hai avuta tu? Io ho avuto come Ivanka, come un che somiglia di più a me, come una proiezione di un film. Durante l'apparizione, no? Sì. Sì, 2-3 secondi è durato, solo ero sola a Sarajevo e ho chiesto alla Madonna se è possibile che inferno non sì. vedo. E lei mi ha accettato quello mio desiderio, che non vedo inferno. Non hai voluto vedere l'inferno? Sì, e io ho visto paradiso e purgatorio, è durato 2-3 secondi come un proiezione di film, sì. perché Madonna voleva che si veda che c'è, che esiste. Che esisterà al di là? Sì. Perché non volevi vedere l'inferno, Miriana? Non lo so, sono emozionata molto e mi emoziono molto sì. e proprio le sofferenze mi fanno male tantissimo sì. e quando ho visto quanto si soffre in purgatorio ho pensato mamma mia chissà come inferno, se è possibile Madonna che io non la vedo sì. Che non la vedo. Senti Miriana, ma è vero quello che ho letto, che tu hai chiesto alla Madonna perché c'è l'inferno o perché c'è questo dolore eterno? Sì. Sì, hai chiesto qualcosa? Sì, sì, sentiamo. Ho chiesto, era tanto tempo fa, non mi ricordo adesso molto bene, sì. ma ho chiesto perché, però ripetere come io ho detto, Signore ci vuole così bene, nostro Padre, e dopo se non siamo stati bravi ci manda inferno per sempre. Sì. Come sì, è possibile sì. quello? Tu l'hai detto alla Madonna questo. Ecco. Sì. E Madonna mi ha detto che non è il Signore che ci manda inferno, che siamo noi soli che scegliamo inferno, sì. che il Signore ci ha dato la libertà di scegliere sì. e che nostra scelta, quelli che vanno inferno, certo. che era scelta di loro inferno. Sì. Mi ha molto colpito il messaggio di Medjugorje, proprio la sottolineatura della nostra responsabilità. Cioè la Madonna ha detto più di una volta, avete il libero arbitrio, cioè avete il libero, dunque fatene uso. Sì, cioè, è vero, perché ecco qualcuno, come penso io dico sempre quando parlo con pellegrini, io vi ho detto tutto quello che Dio vuole da noi sì. e adesso voi potete, io credo in Medjugorje, io non credo, mm-hmm. ma una volta quando vieni davanti al Signore non puoi dire non saputo, sì.
sì, sì. Perché lo sai tutto. Certo. E adesso dipende solo da tua volontà, sì. Perché sei libero di scegliere. Certo. Accetti e fai quello che il Signore vuole con te, sì. O ti chiudi e non vuoi fare quello. Sì. Quindi è terribile il libero arbitrio, cioè decidete il nostro destino. Sarebbe bello che qualcuno ci spinge sempre, sì, dai, sì, dai. Sì, sì, sì. Sì, comunque Dio fa di tutto per salvarci, vorrei dire, fa di tutto perché non può, facciamo un... Ma ci ha dato la mamma con noi 20 anni, sì. Perché noi capiamo che facciamo quello che il Signore vuole da noi, sempre dipende da noi. Sì, ecco, ti ringrazio per questa, che sei entrato in un argomento che mi interessa moltissimo, Miriana, cioè queste apparizioni della Madonna sono uniche nella storia della Chiesa, cioè... Era mai capitato che una generazione intera avesse come madre, come guida la Madonna? Cioè, tu hai mai riflettuto su questo evento che è certamente il più grandioso di 2000 anni di storia del cristianesimo? Sì, è per la prima volta è così, ma solo che io penso diverso da voi, perché sì. Io lo so perché, allora non devo tanto pensare per... Certo, tu devi dire il messaggio senza dire i tuoi pensieri. Sì, perché io lo so perché così tanti anni. Lo sai tu perché? Perché vedete anche voi quando viene tempo, perché sì. Sono cose così. Ho capito. Caspita, sì, 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 no, adesso evidentemente, comunque Miriam, prima di andare in quell'argomento che mi sta più a cuore di tutti, che riguarda anche il futuro, potresti sintetizzare il messaggio fondamentale che viene da Međugorje? Ecco, i messaggi fondamentali secondo della me, Madonna. Sì, io posso secondo dire te, solo secondo me. Certo, sì, sì. Come penso io, pace. La pace. Ma pace... quello vero pace, sì. A quello vero avere dentro di noi, sì. A quello vero pace dentro di noi è solo, io lo chiamo Gesù, sì. Se noi abbiamo quello vero pace, sì. Gesù dentro di noi, sì. Noi abbiamo tutto, sì. Se non abbiamo quello vero pace, che è per me Gesù, sì. Non abbiamo niente, sì, sì. Ecco, quello è per me una cosa importantissima. Sì. Ecco, quindi è la pace divina. Gesù, per Gesù. Me è Gesù pace, solo uno unico vero pace è quello hai quando hai Gesù dentro di te, sì. E io metto Gesù pace, lui è, sì. Per me pace, sì, sì. Lui e mi dà tutto, sì. Come poter arrivare a questo? Con la preghiera, con la preghiera, rosario tutti i giorni, sì. Digiuno mercoledì e venerdì, sì. Con confessarsi meno una volta in mese, sì. Perché Madonna dice che non c'è un uomo sulla terra che non ha bisogno di confessarsi ogni mese, sì. Come prima santa messe, sì. Ma non solo la domenica, certo. Ecco, con queste cose che il Signore chiede da noi, sì. Noi riceviamo quello vero pace e riceviamo tutto con, sì, questo. Sì, sì. Quindi la Madonna è la profetessa, cioè il compito della Madonna è quello di riportare i cuori degli uomini a Gesù Cristo. Eh sì. Questo è il suo compito. Ma lei ha detto, mi serva del Signore. Lei ha detto in un messaggio, io vi voglio dare tutti, ma tutti come un bellissimo bouquet di fiori, sì. A mio figlio. Sì, sento un po', però mentre appunto, per esempio a Fatima, la Madonna diceva ai bambini, Francesco Giacinto Lucia diceva, oggi molte anime si perdono perché nessuno prega per loro, invitava appunto alla preghiera e al sacrificio perché si salvassero tante anime. Qui a Međugorje mi pare che la Madonna abbia in qualche modo allargato, cioè vuole tutto, cioè lei dice, voglio salvare tutte le anime, e presentarle a Dio. Dice proprio così, voglio salvare tutte le anime, ma si riuscirà secondo te a salvare tutte le anime? Ma per quello che ha detto che lei è una mamma, sì, lei, sì. Vuole solo tutto dai suoi figli, niente, sì, metà. Niente metà. Niente, perché una mamma, se ce l'ha 7 figli e solo uno non va con la strada giusta, sì, non, sì. È contenta. Sì, sì. Così anche la Madonna, se esiste un non credente, lei non sarà contenta. Sì, sì. E vedi come lei vuole qui tutto. Sì. Ognuno da noi sei vigenti ha una sua missione, il, sì. Suo compito. Certo. A lei è messo in quei compiti tutto. Sì. Esempio Vizca e Jacob per malati, sì. Io per quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore, sì. Di Dio, sì. Ivan per giovani in sacerdoti, sì. Maria per armi in purgatorio, sì. Ivanka per la famiglia, sì. Allora tutto quello che è importante è Madonna è dato a ognuno, sì. Da noi. Sì, sì. Ecco, ma secondo, cioè, secondo te, ma siamo in, la Madonna dice da una parte, volete costruire un mondo senza Dio, la Madonna dice che appunto viviamo in un tempo in cui vogliamo costruire un mondo senza Dio, anzi dice a tuo momento, per un mondo senza Dio non c'è né futuro né salvezza eterna, dice addirittura questo.
Appunto, in un mondo dove si allarga l'incredulità, dove aumenta l'incredulità, come fa la Madonna a salvarci tutti? Con amore, semplicemente, solo con amore. Ma anche col nostro contributo? Senza di noi, sì. No, ha bisogno di noi. Ha bisogno di, ecco, questo volevo sottolineare. Una mamma ha bisogno dei suoi figli. Sì. E così anche la Madonna è scelto, come dicevo prima, adesso torniamo al nostro discorso, sì, dell'inizio, che sì, non ci sono figli privilegiati. Sì. Allora Madonna ha scelto noi sei. Sì. E dopo voi altri. Sì. Siete apostoli di lei, che lei è invitato di venire qui, sì, di aprire cuore, di ricevere, sì, messaggi, di, sì, credere, sì, e dopo allargare. Sì. E che tutto quello per me è lavoro di una mamma che combatte per i suoi figli, sì, sì, vuole servare ognuno a suo figlio. E quindi e usa ha creato tutti come un esercito della preghiera e del sacrificio per poter salvare tutti. Io quando prego a casa, ad esempio, dopo penso a tutti quelli pellegrini di Corea, di America, di Japan, da tutto il mondo, non parlo quelli dall'Europa, come, ma chi gli ha detto di venire qui? Chi adesso a me può dire, ad esempio, in America in un posto appare la Madonna, solo così, se la Madonna non è quella che ci mette in cuore di venire, certo, e di vedere, sicuro, e cambiare. Sì, sì. Per questo io in tutto quello, in ogni un pellegrino che viene, io vedo guerra che Madonna ha dato a tutti, sì, sì, io vedo come lei pronta come mamma, sì, combattere, sì, su tutti i fronti, sta preparando il suo esercito, l'esercito dell'amore e su tutti i fronti lei vuole dare pace, vuole dare amore, vuole dare gioia, e vuole dare Gesù, sì, suo, sì, figlio, perché noi possiamo avere tutto, tutte le cose materiali che si possono ricevere sulla terra, ma se non abbiamo quello pace, quello Gesù, come ho detto, pace che ti dà Gesù, non hai niente, perché non avrai mai pace e sempre vuoi di più e dopo non lo sai più cosa vuoi, certo, e ti perdi. Certo. Ecco, quello volevo dire, Madonna combatte, e lei ha detto la guerra a tutti. Sì, sì. Proprio per salvare i suoi figli. Sì, 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 è la guerra, sì, sì, forma il suo esercito di testimoni. Sì, sì. Come lei dice, non predicare, non sforzare, semplicemente amateli, pregate per loro e dateli il vostro esempio, che è molto importante, perché noi cristiani che diciamo che siamo cattolici, sì, che siamo credenti, sì, non sappiamo neanche quanto non credenti guardano la nostra vita e quanto è la nostra responsabilità. Io ricordo in scuola una volta in Sarajevo, questo mi è toccato tantissimo e non lo dimenticherò mai, che tutti sapevano che io sono credente, e un giorno quando tornavo dal poliziotti andavo in scuola e prima di entrare in scuola sono andata in un angolo per un po' sfogarmi, come si dice, sì, per, sì, piangere un po', perché non è così, sì, facile tutto quello che c'era sulla mia strada, sì, e ho pianto e in quel momento passava uno che andava in classe con me e mi ha guardato con occhi strani, mi ha detto: e dove è adesso tuo Signore? E a io questo ho veramente anche adesso sempre ripeto in mia testa, che non mi vedranno mai più piangere, che devono vederci gioiosi, che devono vedere come cattolici, come cristiani passano momenti brutti, come noi viviamo con Signore tutto quello che succederà in la vita, certo, che non, noi non diciamo perché a me, perché, sì, sì, perché, sì, noi dobbiamo sapere se abbiamo croce, certo, vuole dire che Signore ci ha scelto, sì, sì, Lui ha visto che noi siamo capaci di, sì, portare, sì, quello croce, sì, sì, allora pregare il Signore solo che non ci aiuta soli, certo, con questa croce. Sì, sì. Quindi le parole non servono molto. No, no, nostri comportamento, nostro esempio, anche io non volevo dire che dobbiamo stare solo zitti, ma se noi parliamo senza che abbiamo pregato prima, certo, nostre parole saranno vuote e facciamo contrario, sì, sì, ma se noi preghiamo prima, tramite noi Gesù parlerà, certo, e Lui ci aiuterà. Certo, quindi la testimonianza della vita, la preghiera e la parola che nasce dall'amore, sì, dalla preghiera. E dalla preghiera che è. Sì, sì. Questo è il modo con cui noi possiamo cambiare tutti. Cambiare tutti. E io sono sicura che ogni persona vuole Signore. Sì, sì. Solo dobbiamo aiutarlo, che come prima capisce che vuole Signore, sì, 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 e dopo lo aiutiamo, certo, a capire Signore. Sì. Sì, ma è vero, perché tutti sono stati creati per Dio, sì, con desiderio di Dio. Sì, certo. Bisogna far uscire fuori dal loro cuore questo desiderio che è sepolto nel cuore delle, perché, persone. Perché anche loro poverini dopo si sentiranno diverso. Certo. Mi piace, io non capisco proprio come non credenti passano quella vita.
sì, come guardano, vivono tutti quelle croci, sì, e mi dispiace tanto per loro, sì, e veramente prego con tutto, sì, cuore che Dio li aiuterà, sì, di capire l'amore del Signore. Quindi non guardare con disprezzo i peccatori non credenti. Ma no, guardare con amore. Con amore. Con l'amore, con la, sì, come nostro fratello, sì, che ha bisogno del nostro aiuto. Sì, sì. E questo anche nelle famiglie, naturalmente. Ma se succede tante volte, io ho visto che mi dicono anche i pellegrini qui, sì, quando arrivano, ad esempio, in casa, uno non vuole pregare. Sì. Di solito sono mariti, sì, sai, perché di solito, sì, noi donne siamo abituate veramente a, sì, portare tutto. Sì. E io le dico sempre, mettiti in un angolo e, sì, preghi, sì, non sforzi, non predichi, non, sì, critici, semplicemente metti vita o da tuo marito o da, sì, tuoi figli, sì, in mani della Madonna e preghi e dai il tuo esempio. Certo. E non ti preoccupare, Madonna, sì, ti aiuterà. Sì. Tu comunque hai una missione speciale, come tu, ognuno di voi sei reggente, ha una missione speciale, no? Ha una missione speciale, poi la tua mi pare un po' che abbia una particolare responsabilità per quello che adesso vedremo per quanto riguarda il futuro. Come concili questa tua missione speciale che ti ha dato la Madonna con la tua vita di famiglia? Io provo a fare per, come prima della mia famiglia, una famiglia come vuole la Madonna. Sì. Io provo perché solo Dio lo sa quanto ci siamo riusciti. Certo. Provo a mettere messaggi nella nostra vita, ecco. Sì. Provo che preghiamo insieme, che, sì, si insegnano bambini di, sì, pregare, di fare digiuno, sì, piano piano, sì, e di andare in Santa a Santa Messa insieme, sì, perché come Madonna dice sempre che c'è una grande responsabilità, sì, che i genitori hanno davanti ai suoi figli, certo, perché i genitori sono quelli che devono, mm, mettere radici del fede ai suoi, certo, figli, a quello si può solo che loro fanno insieme. Sì, e sì. Io ricordo un bellissimo esempio della mia famiglia, perché, sì, bambini vedono molto di più da quanto noi pensiamo. Certo. Mia bambina Maria, che adesso avrà 11 anni, quando aveva 2 anni e mezza, io non lo dicevo niente dal parizioni, perché, sì, ho pensato con 2 anni, 2 e mezza, sì, non si può capire. sì. E un giorno lei era con sua amica in camera e io le ho controllato, anche quell'altra bimba aveva più o meno 2 anni, Sì. e ho sentito che quell'altra bimba dice: mia mamma guida macchina, come lo sanno bambini, farsi Sì, importanti come certo, mamme. certo. E mia Maria stava un po' zitta e dopo qualche secondo ha detto: ma che cosa è questo? Mia parla con la Madonna tutti i giorni. Allora, senza che, Sì, io, sì, ho detto, sì, qualche cosa, lei ha capito. sì. E per questo è molto importante che i genitori, anche bambini quando sono, Sì. in, proprio da 2 o 3 mesi, che Sì. cominciano a pregare davanti a loro, che Sì. cominciano a farli vedere che il Certo. Signore è in primo posto. Sì. Tu bambini adesso che sono grandi come ti vedono? Ma io sono per loro la mamma. La mamma, sì. Ecco, la mamma è perché noi proviamo, sempre che loro non, sentano tanto che non possiamo essere una famiglia, diciamo, proprio normale, normale. Sì. Ma per fortuna io ringrazio il Signore che ho trovato anche il marito che mi aiuta, perché Certo. io posso andare a parlare con Sì, pellegrini, sì. tutto, e lui mi cambia subito con le Sì, bambine, con certo. darli a mangiare, Sì, cambiarli. sì, Lui ha capito tutto, sì. Sì. allora ce l'ho aiuto di lui in Sì, tutto. ho visto che nonostante che tu, diciamo così, le apparizioni nel quotidiano sono finite prima, nonostante ti sia sposata, però la tua missione anche verso i pellegrini hai saputo portarla avanti con molto impegno, insomma. Sì, perché lui mi capisce, ma è importante che lui ha capito tutto. Certo. E allora quando tu hai capito tutto, Sì. capisci tutto quello che si deve fare. Allora Certo. io non ho questi problemi, ho conforto in casa. Sì. Ecco, senti Miriam, per quanto riguarda i segreti, no? Questo è un capitolo su cui dobbiamo. Io non sono una persona curiosa, quindi. Però sento in me una responsabilità. Ma padre Livio, adesso dimmi la verità. Sì. Da quando abbiamo cominciato quello nostro colloquio, io ricordo che lei ha detto già dall'inizio, dopo andiamo su questo che mi interessa di più, e dopo, seconda domanda, dopo andiamo Sì, aspetta che ti spiego, ma c'è un motivo esistenziale, cioè ho un problema personale, va ho un problema bene. personale che è questo, no, io cioè, qualche, cioè, non avevo questo, ho un problema personale, che secondo poi io di miei problemi personali sono abituato a parlare anche al pubblico, non mi interessa, cioè sono molto diretto, il mio problema personale è questo, cioè che da quanto ho letto, verranno enunciati i segreti detti al mondo da parte di un sacerdote che tu hai scelto. Ora io mi sono posto fin dall'inizio il problema che avendo la responsabilità, se sono ancora vivo, che avendo la responsabilità di Radio Maria, che comunque è un network internazionale, mi sono posto, io dovrò ogni volta
informare la gente di questo fatto oppure no? Questo è il mio problema personale, che è un problema delicato. E allora, siccome a me piace sempre mettere le carte in tavola, sì, in modo che si sappia esattamente... Anche a me piace mettere le carte a tavola, allora non ti preoccupare. Sì. Io ti avviso subito, sì, che lei può avvisare tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Sì, ecco. Non ci sono problemi, prometto, promesso adesso. Sì, sì. Ah, benissimo. Va bene, Viviana. Allora, dunque, tu hai avuto già dal 1982 i 10 segreti. Forse è meglio che io dico tutto cosa posso dire sul segreto. Di tutto quello che puoi dire e poi io chiedo dei chiarimenti. Sì. Ecco, ho dovuto scegliere a padre a chi dirò segreti, io ho scelto padre Piero Ljubičić. Sì, sì. E io devo dire a lui 10 giorni prima cosa succede e dove, a... 7 giorni passiamo in digiuno e in preghiera, e 3 giorni prima lui deve dire a tutti. Lui non ha diritto di scegliere, dirà o non dirà. Lui ha accettato che lui dirà a tutti 3 giorni prima, perché solo così si vedrà che è una cosa dal Signore. E Madonna sempre dice: non parlate di segreti, pregate, perché chi sente a me come madre ed io come padre non ha paura di niente. Ma noi come persone umane sempre ci parliamo che cosa succede in futuro. Ma chi da noi può dire che sarà vivo domani? Nessuno. E quello che Madonna ci insegna è di non parlare di futuro, di parlare di quel momento, che siamo pronti in quel momento ad andare dal Signore, a non perdere tempo e parlare di segreti, di futuro, certo, e sì, tutto, sì, questo. Ma come persone umane, anche padre Piero Ljubičić, anche lui, come adesso non è in Međugorje, si trova adesso in Germania, e ogni volta quando viene mi dice: vieni a confessarti, dimmi meno un segreto adesso. Tutti sono curiosi, io capisco, ma si deve capire che cosa è importante. Importante è che noi ogni secondo siamo pronti ad andare dal Signore. A tutto quello che succede, si succede, sarà volontà del Signore, che noi non possiamo cambiare. Possiamo cambiare solo noi. Certo, comunque la Madonna ha detto: chi prega non ha paura del futuro. Certo, perché tua mamma e papà, mamma e papà non ti possono fare niente male. Certo, sì, no, per quello. Dunque, però, adesso vediamo un po', perché leggevo appunto su questa rivista Jesus, che è appena uscita, una rivista culturale cattolica, che comunque aveva fatto riso un po' le cose dicendo: 3 ragazzi hanno 10 segreti, 3 9, fra di 30 più sono 57 segreti. Ecco, e la gettava sul ridicolo. Cosa puoi rispondere? Ma anche noi sappiamo la matematica, meno così. Ma che noi, noi non abbiamo parlato mai dal segreti, perché segreti sono segreti. Nessuno nessuno di voi sa i segreti degli altri. Non parliamo di quello. Mai parlate mai di questo. Parliamo, noi parliamo del messaggio della Madonna. Sì, sì, sì. È quello che il Signore vuole che noi diciamo a genti e come dobbiamo dire e tutto. Sì. Ma segreti sono segreti, perché noi, come vigenti, tramite noi, sì, noi non parliamo di segreti. Quindi tu non sai, per esempio, se quali sono i 9 segreti di Visca. Visca non sa quali sono i tuoi 10 segreti. Ecco. Non lo sapete. Non parliamo quello. Quello non è un discorso che non proprio... come che forse dentro di me io lo so che non si parla di quello. Sì, sì, visto che presente può anche lei dire che tu non sai i suoi 10 segreti di Visca. Ma anche non avevo, anche proprio non avevo quello bisogno, capito, per capire. Quello che la Madonna ha dato a Mirjana, io credo, questo anche che ha dato a me, io credo che sono uguali. Ecco, beh, dunque adesso, diciamo quello che si può dire dei 10 segreti. Dunque, mi pare che si può dire qualcosa del 3° e del 7° segreto. Del 3° segreto cosa si può dire? Che sarà il segno sulla collina di apparizioni, sì, come un regalo per tutti noi, che sì, si vede che Madonna era presente come nostra mamma qui. Sì. Come sarà questo segno? Bellissimo. Bellissimo. Ecco, io non sono, dico solo, non sono il curioso, perché mi ricordo quello che un vescovo, Donna Bernadetta, a dirle, di rivelare il segreto che le ha detto la Madonna, e Bernadetta disse: ma come, lei che è un vescovo ha così poco rispetto per la Madonna? Quindi non voglio sapere niente, però volevo fare una domanda, se non sono indiscreto. Ecco, per quanto riguarda il segno, ti faccio una domanda precisa, se non vuoi rispondere non rispondermi. Sarà un segno di carattere che ha un significato spirituale? Sarà un segno che si vede che non si poteva fare con mani umane, sì, che è una cosa dal Signore e che ci rimane. È una cosa dal Signore. Ecco, scusa, ti spiego. È una cosa dal Signore, perché solamente il Signore è onnipotente che lo può fare, o perché ha un significato spirituale il segno?
Se insegno una rosa a me non mi dice niente, se insegno è una croce mi dice qualcosa. Io non posso dire niente più, niente ho detto più. Tutto. Sarà comunque, una... comunque hai detto tante belle cose, sarà dunque, ripeti. Sarà una, un regalo per noi tutti, sì. Che si vede che non si può fare con mani umane, sì. Che è una cosa dal Signore. Sì, ecco. Io ho chiesto agli scrivi, mi do sto segno da questa terra o dal cielo? Gli scrivi mi ha detto, non sei tanto vecchio. Allora, dunque, tu sai la data di questo segno? Sì, sì. Sai esattamente la data? Sì. E in che cosa consiste? Tu, Lisca, sai la data? Sì, anche io lo so data. Anche lei sa la data, dunque va bene. Allora, non ci interessa più, sapete la data? Cioè l'anno, il giorno e il giorno? Sì. L'anno e il giorno, sì. Va bene. Adesso passiamo al settimo segreto. Cosa si sa del settimo segreto? Che io ho pregato, Madonna, se è possibile che meno una parte di quello segreto si cambia. Sì. E lei ha detto che dobbiamo pregare, sì. Abbiamo pregato moltissimo, sì. E lei mi ha detto così, che questo si è cambiato, quello piccolo pezzo, ma che non si può più cambiare mai qualche cosa, che volontà del Signore si deve, come si dice? Realizzare. Quindi il settimo segreto, evidentemente, se è stato mitigato, vuol dire che è un castigo. Non posso dire io niente. Sì, e comunque... Non potrà essere abolito, non potrà essere tolto. No. Tu sei d'accordo? Sì, ma guarda, la Madonna ha detto, questo settimo, come ha detto Miriana, è metà cancellato con nostre preghiere, ma come Miriana lo sa di più di me di quelle cose, lei adesso risponde direttamente. Sì, perché ho fatto questa domanda, perché... Ma non è possibile che si toglie tutto. Sì, sì, si sì. Si è tolto un pezzo. Un pezzo. E basta. È stato mitigato, noi diciamo... Sembra che faccio questa domanda, perché qualche volta ho sentito dire che se si prega si può cambiare, si può cambiare questo che sarebbe un castigo. Invece ormai quel che è stato... Questo è che Madonna ha detto a me, che io non chiedo più quelle cose perché non è possibile, che volontà del Signore si deve fare. Benissimo. Adesso vediamo, dunque, i 10 segreti. Tu sai di ognuno... Questi segreti riguardano qualcheduno, te personalmente, o riguardano tutto il mondo? Ah, io non ho segreti che riguardano personalmente me. Quindi riguardano... Tutto il mondo. Il mondo o la Chiesa anche. Io non voglio essere così precisa, sì. Perché segreti sono segreti. Io dico solo segreti guardano mondo. Sì, sembra che ti faccio questa domanda, perché io procedo per analogia. Cioè, col segreto di Fatima, si è detto tanto sul segreto di Fatima, ma poi in realtà il segreto di Fatima riguardava la Chiesa. La persecuzione alla Chiesa, quindi non la chissà quale apocalissi cosa. Vediamo, io non voglio essere precisa. Quando Madonna vuole, io dirò tutto. Adesso benissimo. No, adesso sai, ti faccio questa domanda, soprattutto, guarda, ti dico sinceramente, non tanto per la gente, quanto per la gerarchia ecclesiastica, i nostri vescovi, i nostri sacerdoti che ascoltano Radio Maria, perché possono avere su questo punto, che è molto importante, delle idee, delle informazioni precise da l'unica persona che sa queste cose, che sei tu, anche perché... Ma come unica? No, che sa le date di tutti i 10 segreti, che sa tante cose particolari che altri non sanno. Ecco, sai perché? Ti dico questo perché a mio parere molta gente non ha ancora capito che nonostante che siano passati 20 anni, il più bello deve ancora capitare per quanto riguarda Medjugorje. Cioè... Anche se abbiamo detto un grande passato, 20 anni di preghiera, di apparizioni, però ci aspetta anche un futuro pieno di responsabilità per quanto riguarda Medjugorje, e quindi dobbiamo essere spiritualmente preparati. Certo. Ecco, allora, di questi 10 segreti, tu, nessuno riguarda te personalmente, riguardano il mondo in generale. Sì. Ecco, si può dire del terzo che è positivo comunque. Sì. Tutti gli altri sono negativi? Non posso dire, lei ha detto quello, io ecco, sto zitta. Tu non lo puoi dire questo. Ecco, no, ma io non mi... Sai come in Bibbia hanno detto che Gesù dice, tu hai detto. Così anche io dico, hai detto. Ecco. Io cosa potevo dire dal segreto? Io ho detto. Sì, ma io... tu sei di ognuno, sì, ma bisogna che abbia le idee ordinate, io, Miriana, abbia un po' di pazienza. Tu di ognuno sei quando accadrà? Sì.
Ma io veramente non voglio parlare di segreti, perché è la volontà della Madonna di non parlare. Non parlare. Però tu sai di ognuno quando accadrà. Anche dove. Anche dove. Ho capito. Dove e quando. Adesso vediamo come avverrà il procedimento invece. No, quel che c'è da sapere lo sappiamo tutti. Cioè tu sai dove e quando. Sì. Queste due parole per me erano molto importanti. Adesso vediamo come avviene il procedimento. Cioè la Madonna dilata qualcosa. Cioè vanno in ordine i 10 segreti. Prima c'è il primo, poi il secondo, poi il terzo, nella rivelazione. E io non posso parlare più. Non puoi parlare più. No. Benissimo, no, ma se tu lo prendi non posso parlare più. Dunque, come avverrà il procedimento? La Madonna dirà a te di... Tu li sei già tutti quanti. Ah, a proposito, scusa, è vero che tu li hai scritti? Guarda, padre, se noi vogliamo cominciare con l'intervista, cosa importante... Sì. Se cominciamo a parlare della Madonna e tutto, sì. Io rispondo volentieri, ma sì. Noi, io di segreti non parlo. Non parlo, perché basta. Sono segreti. Sì. E ci hanno provato tutti, dai sacerdoti, dal comunisti, soprattutto con Jacopo, aveva solo 9 anni e mezzo, sì. Ma non sono riusciti a capire mai o sapere qualche cosa. Per questo... Lasciamo, si succederà volontà del Signore come vuole il Signore, sì. Questo abbiamo chiarito. Importante che noi, nostra anima è pronta e preparata per trovare il Signore. E sì. Noi non dobbiamo preoccuparsi per futuro e per niente. Quindi dobbiamo praticamente sapere quello che tu hai detto all'inizio. Ecco, e basta. E basta. E quello che Madonna vuole che noi sappiamo. Benissimo. Allora, aspetta, Pronto? Sì. Vabbè. E l'ultima cosa che non so ancora, perché anche Visca non ha saputo darmi una risposta, te lo devo chiedere a te. Questo verrà per 10 volte e che tu lo dici a padre Lubitsch o tutti insieme tu le dici? Non posso rispondere. Anche, no, basta. Mi basta anche questo. Non è che voglio sapere. No, mica, guarda che non è che voglio sapere. Però questa è una cosa che non mi era chiara. L'ho chiesto a Visca e ho detto, ma... Com'è che sarà per 10 volte, ma 10 volte sono tante, 10 infarti ci vengono. Tu neanche questo lo puoi dire. Non posso. Però tu lo sai. Sì. Benissimo. Ecco, bene, lasciamo dunque, chiudiamo questa parentesi, credo che sappiamo tutto quello che è necessario sapere. Che possiamo sapere. Non di più, non voglio neanche sapere di più, non voglio neanche sapere se sono vivo io. Lo so soltanto Dio. Senti un po', Miriana, dunque... Però anche il capitolo dei 10 segreti, a mio parere, se vedo tutti i messaggi della Madonna, questa che potrebbe sembrare qualcosa che ci fa pensare, riflettere, eccetera, però in realtà è anche questa manifestazione della Divina Misericordia, perché la Madonna in diversi messaggi dice che lei è venuta per costruire con noi il nuovo mondo della pace. Quindi l'approdo finale, cioè il punto dove arriviamo... È un punto pieno di luce. Sì, sì, e io sono sicura che infine vediamo questa luce. Vediamo il trionfo del cuore della Madonna e Gesù. Ecco, allora Miriane, non vedi tu un collegamento con Fatima? Siccome la Madonna qui ha detto nel 1981, nel 1991 in un messaggio, ha detto che lei ha chiesto una novena perché si realizzi ciò che lei ha incominciato a Fatima. Sì. Ma a Fatima ha incominciato quell'opera di, diciamo così, di riportare il mondo a Dio, o se vogliamo del trionfo del cuore immacolato, ma è un'espressione sì. Un po' legata a Fatima. Dunque, sembrerebbe allora che la Madonna a Fatima ha iniziato un piano il cui esito finale, il cui approdo finale è il ritorno del mondo a Dio. A me sembra, ma quello solo dico quello che penso io, non sì. È detto la Madonna, sì. Secondo me Medjugorje viene come mano prolungata di Fatima, sì. Che Madonna finisce quello che è cominciato a Fatima, sì. Ma quella è mia opinione. Sì. Perché questa è la tua opinione? Perché sei arrivata a questa conclusione tu? Ma ecco, guardando un po' tutto quello che si deve succedere. Sembra che Mariana, perché il prossimo anno devo scrivere un libro che è intitolato così. Il titolo principale lo lascio perdere, se no me lo rubano qualche d'un altro. Comunque il sottotitolo è Da Fatima a Medjugorje, il piano di Maria per la salvezza del mondo. Sì. È un sottotitolo giusto? Molto. 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 Perché io credo che noi viviamo tempi della manifestazione della Divina Misericordia. Quindi anche questo capitolo dei segreti, a me sembra, come gli ebrei sono passati attraverso il passaggio del Mar Rosso, cioè un passaggio difficile verso... Un golfo di luce. Sì, ma io non lo chiamerò difficile, perché quando si accetterà la volontà del Signore
quando si accetterà e quando si sa che Dio è tuo padre che ti vuole bene. Anche tutte quelle croci che trovi sulla vita tua, sì, sulla sua strada, li accetti con amore. Sì, sì. E non ti sono difficili, sì, perché lo sai che li porti, che aiuti al Signore con quelle, sì, croci. Bene, allora Miriana, la Madonna non vuole che si parli dei segreti, però certamente lei si sta preparando spiritualmente a dei momenti in cui ci vorrà tanta forza, tanta fede. Ma è ogni giorno. Questo ci vuole tanta giorno, forza e tanta fede. Certo. Ogni nuovo giorno non lo sai cosa ti aspetterà. Ci vuole, sì, tanta fede, tanta forza, tanto amore. Sì. Quindi comunque ci vuole un vigilate e pregate. Sì. Credo che ci sia un vigilate. Cioè, non so come dire, la mia impressione è questa, no? Che ci siamo un po' abituati, dopo 20 anni di apparizione, se la Madonna viene con noi. Invece poi arriva il momento difficile, o comunque il momento della, come gli apostoli che si erano addormentati nell'orto dei Getsemani, poi è venuto il momento della prova della fede. Così anche noi credo che dobbiamo comunque guardare al futuro con un atteggiamento spirituale molto di grande preparazione. Ma io penso che dobbiamo pronti ogni secondo, sì, non solo essere pronti in futuro e guardare il futuro con una grande preparazione. Sì. Io penso che io come io e lei e nostri amici e tutti dobbiamo pronti ogni secondo preparati, certo, ogni secondo, perché io non lo so, perché non si sa qual è il momento, il giorno e l'ora che Dio chiamerà me, perché c'è anche una chiamata personale, ma noi tutti che siamo pronti ogni secondo facciamo, sì, una come si dice, chiamata bellissima di tutti, certo, bisogna vivere ogni giorno in intima unione con Dio, sì, questo è l'atteggiamento giusto davanti alla vita, comunque così si qualsiasi. Senti Miriana, i tuoi figli e tue figlie vedranno quello che la Madonna chiama un tempo nuovo di primavera? Ecco, tutti i sacerdoti sono uguali, quello veramente. Tutte le donne sono uguali, anche tutti i sacerdoti sono uguali. E anche donne hanno la testa dura, ma anche sacerdoti, veramente. Ma noi siamo abituati con Padre Ioso, Padre Tomislav, sì, sempre domande, sì, sì, un po' mi sono abituata anche a quello. Speriamo. Giusto, è una risposta bellissima. Ecco, ecco, dunque, vabbè, io la mia problema esistenziale era questo. Tu mi dici che comunque noi a Radio Maria potremo dire quello, sì, che... Sì, sì. Perché secondo me tardirà, perché sì, lui ti dirà, anche no? Secondo me Radio Maria ci ha dato il Signore, perché sì, ci vuole avere un radio così, allora sì, dobbiamo usare tutto quello che il Signore ci ha dato, sì, per allargare volontà del Signore, sì, per dire a gente e farli conoscere delle cose, sì, così usiamo anche Radio Maria. E io potrò per esempio chiamare Padre Peter, dico Padre Peter spiegaci quello che... Ma io penso che Padre Peter sarà guidato dal Signore veramente, certo, che lui subito capirà tutto quello che deve fare. Sì, 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 e questa è la cosa più importante che mi interessava. Sì. Però tu, ho capito una cosa, Miriana, da tutta la tua testimonianza qui in quest'ultima fase, in quest'ultimo quarto d'ora, che tu comunque sei molto preoccupato a non creare paura nella gente. Perché non c'è, perché avere paura, non capisco. Sì, sì. Ecco, questo è, io voglio solo dire a tutti i miei fratelli e sorelle che paura non ci serve, paura, sì, hanno solo quelli che non hanno il Signore in primo posto in suo cuore. Certo. Perché se in tuo cuore in primo posto è il Signore e la Madonna, a da che cosa hai paura? Sì. Spiegami. Hai perfettamente ragione. Per questo io... Infatti io quando le mie paure anche esistenziali mi metto nella preghiera, dopo un po' scompaiono tutte. Per questo io non voglio che gente pensino che devono avere paura. Certo. Paura non esiste se Dio e la Madonna sono in primo, sì, posto in tuo, sì, cuore. Ecco. Comunque tu, Miriana, ci confermi che comunque tutto quello che ti ho detto sui segreti, cioè, si accadrà, cioè ci sarà, tutto questo avverrà. Ecco, vedi, piano piano noi ci siamo tornati di nuovo al segreto. Sì, sì, no, cioè voglio dire... Confermo. Confermi. Confermo. No, ma sai perché? Perché è molto importante, perché mentre, per esempio... qualche dono tende a dire ma se preghiamo, no, invece Miriana, io dico, io posso, Miriana solo... dice che quello che ha stabilito accadrà, sì, ecco, questo mi interessa, ecco, va bene, no, è una cosa molto è una cosa molto importante. Bene Miriana, allora così di una così, non so se abbiamo toccato tutte le tematiche più importanti che riguardano, ecco, completiamo il discorso che riguarda Fatima, no? Tu dici, e io sono d'accordo con te,
che a Fatima è iniziato un intervento di Maria. No, io ho detto che io penso così. Sì, sì, è la tua interpretazione, sì, che io ritengo, sì, molto intelligente, che c'è un legame fra Fatima e Medjugorje e un piano di Maria per la salvezza del mondo. Sì. Però nel medesimo tempo vedo nei messaggi che la Madonna è preoccupata come se si stesse costruendo un mondo senza Dio. Ma non penso che Madonna pensa così, che si sta costruendo un mondo senza Dio, sì, ma io penso che lei ci vuole svegliare un po', ci vuole un po', come si dice, dirci aspettate, dove andate, sì, fermatevi, sì, che cosa volete nella vostra vita, volete, sì, la vera vita o volete quella vita falsa, sì, che si crea con materialismo e tutte, sì, le cose terrene, sì, sì. Ma non è possibile creare un mondo senza il Signore, quello, certo, non si può. Comunque il tuo giudizio sulla situazione di fede del mondo ora volge al pessimismo oppure pieno di speranza? A pieno di speranza, sì. Pieno. Ecco, adesso voglio portarti a un punto fondamentale, perché adesso ti spiego perché il discorso dei segreti, che è un discorso molto legato alla consacrazione che ha fatto del nuovo millennio al cuore immacolato di Maria da parte del Santo Padre. Cioè il Santo Padre, durante l'anno del Giubileo, il 7 ottobre, quindi giornata della Madonna del Rosario, ha fatto portare la statua della Madonna di Fatima in piazza San Pietro, per la San Pietro era piena di gente, e ha fatto la consacrazione del nuovo millennio al cuore immacolato di Maria. In questa consacrazione il Papa usa parole che sono molto, tu mi direi se sono collegate a quanto ha detto te la Madonna. Cioè il Papa dice che l'umanità è giunta a un bivio, cioè una strada, come se fosse un bivio, la via della vita e la via della morte. Infatti il Papa dice che l'umanità oggi ha tutta la possibilità di distruggere se stessa con le armi atomiche, oppure anche la possibilità, con nuovi interventi sulla vita, sulla genetica, eccetera, di modificare addirittura il genere umano. Allora, siamo giunti a un momento fondamentale nella storia dell'umanità. Possiamo scegliere la via della vita o la via della morte. Il Papa ha detto, noi vogliamo consacrare il nuovo millennio al cuore immacolato di Maria perché l'umanità prenda la via della vita. Ecco, vedi adesso, quello che ha detto Santo Padre, quello è veramente giusto. Sì. Ecco, e quella è una risposta, perché Madonna ha 20 anni? Esatto. Perché che via vuoi scegliere? Sì. E lei è quella che ci vuole dire, questa via scegliete, questa. Sì. E per questo io sono un grande ottimista, sì, perché mamma nostra Madonna, sì, non è con noi solo così 20 anni, sì, lei ci riesce di fare quello che, sì, come dice Santo Padre, non scegliere sbagliata quella via. Certo. Io voglio anche dire che noi siamo molto molto fortunati come, mm-hmm, mondo adesso, che abbiamo un Santo Padre come è, sì, e io prego tutti i giorni che Dio lo dà lunga lunga vita, che lo lascia ancora con noi, sì, perché è lui quello che è innamorato alla Madonna. Sì, sì. E anche lui. Senti Miriana, io ho fatto un'osservazione un po' particolare, cioè un mio pensiero, poi chiedo a te se può essere giusto, no? Cioè il Papa è stato colpito da un colpo di pistola mortale il 13 maggio del 1981 e doveva morire. Si è salvato per intervento speciale della Madonna, come lui stesso ha riconosciuto quando ha portato la pallottola a Fatima. Grazie, per dire che la Madonna l'ha salvato. Ma il mese dopo sono incominciato l'apparizione della Madonna Medjugorje. Allora io ho pensato come se la Madonna avesse salvato il Papa per dire d'ora in poi questo Papa è tutto mio, e la Madonna si è affiancato al Papa in questo pontificato. Ah, come se veramente Medjugorje e il Papa fossero uniti insieme. Questo veramente non lo so, sì, no, non posso dire niente perché non lo so, io lo so solo che sono fortunata di vivere in un tempo con un Santo Padre così. Sì. Che proprio non è un caso che ci sia un Papa totus tuus, cioè tutto di Maria. Ma anche noi siamo totus da lui, sì, sì, proprio. Sì, sì, sì. Il Santo Padre vedrà vedrà questa... Segreti di nuovo. No. Non vedrà. Non posso non dire. Ma non sono importanti. Non sono importanti. L'importante è quello che diceva anche Santo Padre, scegliere, sì, la via giusta. Sì, sì, ecco, quello è importante. A segreti. Comunque la prenderemo la via giusta. Ma Madonna è con noi e lei è come poliziotto che sta in quella curva e che ci manda tutti sulla strada giusta. Sì, poi io dico sempre, la Madonna non bisogna dimenticare che è venuta come regina della pace, cioè è venuta come regina, è venuta per... La regina è il significato di vittoria, cioè è venuta per vincere le forze del male.
Sì, perché come dicevo io quando padre lei mi ha chiesto per il messaggio più importante, sì, è pace, sì, regina della pace, è quella regina che ci vuole portare suo figlio Gesù, sì, suo, sì, vero pace dentro, sì, di noi, sì, sì, e lei ci riuscirà, ma ci riuscirà perché fa con tanto amore, sì, e allora non può perdere. Sì. Eliana, dà un messaggio, così una parola finale agli ascoltatori di Radio Maria. Innanzitutto vorrei appunto che tu dicessi una parola per i sacerdoti, una per i giovani, una per i malati e una per i... Io dirò a tutti insieme, così, insieme, perché sì, siamo tutti fratelli e sorelle e tutti figli della Madonna. Sì. Io voglio dire una cosa, che parlare di Medjugorje così su radio, sì, o leggere libri, mm-hmm, o giornali, mm-hmm, è molto diverso da come venire in Medjugorje e vivere in Medjugorje. Certo. E io voglio invitare i nostri fratelli che vengano, che aprano il suo cuore e che lasciano Madonna di fare apostoli da loro. Mm-hmm. Perché come ha detto in un messaggio 2 settembre anno scorso, lei ha detto proprio a pellegrini, mm-hmm, che erano con me, secondo me, mm-hmm, lei ha detto: cari figli, io vi ho invitato, aprite il vostro cuore, lasciatemi entrare che posso fare i miei apostoli da voi. Allora, io voglio invitare tutti che aprono il suo cuore, che lasciano entrare Madonna dentro, che lei può fare i suoi apostoli di loro, che possiamo, anche i nostri fratelli e sorelle che non conoscono l'amore del Signore, mm-hmm, farli vedere dove è strada giusta, mm-hmm, e portarli alla salvezza. Ecco, questo è che io voglio dire a tutti gli ascoltatori, e vi ricorderò tutti nelle mie preghiere, e prego voi che pregate per noi vigenti, perché anche noi abbiamo bisogno di tante preghiere che possiamo fare tutto quello che Madonna vuole da noi. Ecco, ti ringrazio Miriam, è stata una, diciamo così, sei stata più che esauriente. Sì, sì, ci hai arricchito moltissimo. Ti dico un grazie da parte di tutti gli ascoltatori di Radio Maria per la tua disponibilità, per la profondità di quanto ci hai detto. Grazie a te, Padre, per tutto quello che ci fai tramite Radio Maria e per tutto quello che fai per la Madonna e per tutti i genti che possono ricevere messaggi della Madonna e che possono sentire amore della Madonna. Sì, va bene, grazie Miriam. Dunque, senti Miriana, vogliamo terminare con un Padre nostro, Nome Maria Gloria al Padre. Certo, volentieri. Ecco, sì, ecco, io dirò a un croato, a... Sì. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše, amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vijekova, amen. Kraljice mira, noi za nas, prega per noi. Bene, allora un grazie di cuore a Miriana per questa bellissima, questa trasmissione veramente luminosa. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Sì. Anche io ringrazio a tutti gli ascoltatori che ci hanno aperto il cuore e hanno ascoltato tutto quello che Madonna vuole da noi. E io prego che li veramente entra in cuore e che veramente capiranno quello che Madonna vuole. Bene. E li aspetto in Medjugorje. Ecco. Bene, un caro saluto a tutti e a risentirci.